Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess. Proseguiamo la playlist delle partite brillanti e il giocatore di oggi è Bobby Fischer, uno dei più forti di tutti i tempi. Quando avevo circa 13 anni, la mia nuova allenatrice decise di regalarmi il libro Le 60 partite da ricordare, le 60 partite migliori o più memorabili di Bobby Fischer. Un libro incredibile, chiaramente, e da lì è nata la mia passione nei suoi confronti. Chiaramente io lo conoscevo già, in quanto giocavo da diversi anni, però mi sono appassionata in quel momento. E così come fanno tutti i ragazzini, ho detto vado a vedere le partite di quando lui aveva la mia età. E dunque oggi vi mostro la Bayern Fischer del 1956. E Fischer aveva appunto soli 13 anni. Stavolta la guardiamo dall'inizio perché la posizione critica è dopo le prime mosse. Quindi vediamo cavallo F3, cavallo F6, C4, G6, cavallo C3, alfiere G7. Entrambi i giocatori non volevano sbilanciarsi troppo all'inizio, volevano rimanere flessibili dal punto di vista della struttura pedonale. Dopo D4, arrocco, alfiere F4, il nero gioca D5 e rientriamo in una Grunfeld. Donna B3, D per C4, donna per C4. Il bianco ha già sviluppato la donna molto presto. Di solito noi sappiamo che in apertura è bene non svilupparla in maniera prematura per evitare degli attacchi contro di essa. Però qui è ancora teoria, quindi ci sono sempre delle eccezioni. C6 e il bianco spinge in E4, prende possesso del centro. Cavallo BD7, torre D1, cavallo B6, come vediamo il nero approfitta della posizione della donna del bianco in C4. Donna C5, alfiere G4 e il nero sta per terminare il proprio sviluppo. Qui arriva la prima imprecisione da parte del bianco, ovvero alfiere G5. Se consideriamo i principi delle aperture a noi conosciuti, rappresenta già un errore perché non bisogna muovere lo stesso pezzo due volte. Perdiamo un tempo di sviluppo importante, dunque piuttosto che muovere l'alfiere camposcuro sarebbe stato meglio sviluppare l'alfiere in F1, per esempio in E2. L'idea di Bayern era quella di impedire cavallo FD7 facendo pressione sul punto E7. Tuttavia non è una grande idea e Fischer ne approfitta immediatamente con cavallo A4, una delle mosse più belle e potenti di sempre. Sembra un sacrificio di pezzo, ma in realtà non lo è. Il bianco non ha mangiato, però ci tengo a mostrarvi cosa succede su cavallo per A4. Il nero risponderebbe con cavallo per E4, attaccando contemporaneamente la donna in C5 e l'alfiere in G5. E su donna per E7 arriverebbe donna A5 scacco, e dopo B4, donna per A4, abbiamo ricatturato il pezzo e il bianco ha dei problemi con la propria donna e il proprio re. Infatti qui, grazie a questa infilata, si guadagna ulteriormente del materiale e il nero ha posizione vinta. L'altra mossa da vedere è alfiere per E7. Abbiamo detto che il bianco ha giocato alfiere G5 proprio per quello. Su alfiere per E7 arriverebbe cavallo per C5, alfiere per D8, torre 8 scacco, dare uno scacco per approfittare del re al centro di solito è sempre una buona cosa, e poi cavallo per A4. Ancora una volta abbiamo ricatturato il nostro pezzo dimostrando che non era un vero e proprio sacrificio. E se in questa posizione dopo cavallo per E4 il bianco decidesse di spostare la propria donna, allora donna A5 scacco, cavallo C3 e adesso il cavallo in E4 attacca l'alfiere in G5 che è difeso dal cavallo in F3. Allora eliminiamo il difensore con alfiere per F3 e poi ci mangiamo il pezzo. Tra l'altro con la mossa alfiere per F3 abbiamo distrutto completamente la struttura pedonale del bianco e reso ancora più debole il suo re.
Avendo visto tutto ciò, il bianco non ha catturato in A4, o forse si è anche un po' fidato del proprio avversario. Tendo a escludere questa seconda ipotesi perché ai tempi della partita Bayern, anche se oggi non è molto conosciuto, era un forte maestro. Un paio di anni dopo diventò anche maestro internazionale, giocò alle Olimpiadi per l'America, quindi era lui il più forte in quel momento, mentre Fischer era un giovanissimo prodigio. Su cavallo A4 ha giocato donna A3. E arriva un'altra mossa bellissima. Cavallo per C3, B per C3, cavallo per E4. Ancora una volta cede del materiale al bianco, che ne approfitta con alfiere per E7, ma vuole aprire tutte le linee, in particolare la colonna E contro il re del bianco in E1. Su alfiere per E7 sta attaccando la torre e la donna contemporaneamente, dunque è meglio spostare la donna, donna B6. Il bianco non ha catturato in F8 perché dopo alfiere per F8, donna B3, arriverebbe cavallo per C3, approfittando dell'infilata dopo donna per C3, alfiere B4. E qui, anche se il bianco cambiasse le donne, il nero starebbe chiaramente meglio grazie ai pedoni che ha, la struttura pedonale e l'attività incredibile dei suoi pezzi. Al posto di alfiere per F8 ha deciso di sviluppare finalmente l'alfiere delle case chiare con alfiere C4. Che mossa giocare dopo alfiere C4? Cavallo per C3. L'idea è identica a quella di prima, dunque del bianco mangiasse in C3, torre F8. Adesso approfittiamo del re in E1, inchiodiamo l'alfiere in E7 e non ci sono troppi modi di difendersi. Su donna E3 arriverebbe alfiere per F3, G per F3 e donna C7, attaccando una seconda volta l'alfiere, preparandosi a ricatturarlo e dare un'infilata alla donna e al re del bianco. Donna per C3 comunque era un'alternativa, ma Bayern ha deciso di attaccare la donna del nero con alfiere C5. La cosa divertente è che adesso ci sono in presa tantissimi pezzi: il cavallo in C3, la donna in B6 e la torre in F8 del nero, ma anche la torre in D1 del bianco. Quando ci attaccano la donna, siamo soliti spostarla, o almeno noi giocatori comuni, ma non Fischer. Torre F8 scacco, fin qui ci possiamo arrivare tutti. Re F1, perché se avesse giocato re D2 ci sarebbe stata cavallo E4 scacco con chiaro vantaggio, sia perché togliamo tutti i nostri pezzi dall'attacco, sia perché possiamo catturare in C5 e lasciando il re a spasso per la scacchiera riusciremmo ad avere un forte attacco. Quindi dopo re F1 non ha ritirato la donna, ma ha giocato la mossa più spettacolare di sempre. Alfiere 6, bellissima. Perché fa alfiere 6 sacrificando la donna? Perché su alfiere per B6, che il bianco ha giocato in partita, alfiere per C4 scacco, intanto abbiamo mangiato un pezzo, quindi teniamo il conto dei pezzi che prenderemo come compenso per la donna. Alfiere per C4 scacco, re G1, cavallo E2 scacco, re F1, ed è l'inizio di una combinazione tipica chiamata il mulinello. Quindi attraverso degli scacchi o degli attacchi di scoperta frequenti, ripetuti uno dopo l'altro, il nero riesce a guadagnare quanto più materiale possibile. Infatti prima ha mangiato in D4 con scacco, il bianco è sempre costretto ad andare in G1, altrimenti su torre D3, A per B6, attacchiamo la donna in A3, donna C3 e qui cavallo per F3, un ulteriore attacco di scoperta nei confronti della donna in C3 e su donna per C4 arriverebbe il matto carino con torre 1. Quindi i pezzi del bianco sono tutti legati tra di loro ed è molto difficile riuscire a difendersi persino per un forte maestro come Bayern. Dopo cavallo per D4 scacco, allora re G1, cavallo E2 scacco, re F1,
cavallo c3 scacco. Il nero sta conducendo la partita e il bianco non ha alcun controgioco, quindi basta catturare un altro alfiere e lo aggiungiamo al conto dei pezzi catturati dal nero per compenso della donna. Dopo A per B6, donna B4, è necessario per il bianco preservarla. Torre A4, approfittiamo della posizione precaria della donna in B4, che lì era anche attiva, stava attaccando il nostro alfiere in C4, e piuttosto che perdere un tempo indietreggiando con l'alfiere in difesa, è sempre meglio contrattaccare. Donna per B6 è stata giocata, cavallo per D1, dunque abbiamo la torre e in questo caso un solo pezzo ancora, perché noi abbiamo due alfieri ma lui ha il cavallo in F3, e quindi torre e due pezzi, scusate, per la donna, che sono più che sufficienti. Sappiamo che la torre vale 5 e ciascun alfiere vale 3, quindi già arriviamo a superare il valore della donna. Ma oltre a quello, oltre al valore assoluto dei pezzi, conta sempre il valore relativo. E qui bisogna notare la bruttissima posizione della torre del bianco in H1, che non riuscirà a uscire facilmente, quindi è come se avessimo ancora altro materiale in più. Qui la posizione è finita, obiettivamente il bianco poteva già abbandonare, ma non l'ha fatto. Non so se per continuare, in generale è brutto abbandonare in una posizione come questa in così poche mosse, sì, ricordo che siamo a mossa 25, oppure per celebrare ancora di più il proprio avversario, perché siamo ancora nell'epoca degli scacchi non romantici, però sicuramente di più rispetto ad oggi, ed era considerato un segno di rispetto continuare la partita fino allo scacco matto per permettere all'avversario di realizzare una delle combinazioni più belle della propria vita. H3 non solo dà spazio al proprio re, cerca di evitare dei matti sulla prima traversa, ma prova anche a migliorare la posizione della torre dopo re H2. Cavallo per F2, però il nero continua il proprio cammino mangiando più materiale possibile, torre E1. E ricordatevi che quando siete in vantaggio di materiale, cambiare i pezzi conviene sempre a voi. Quindi torre per E1. Ha dato uno scacco intermedio in D8, facendo parare con alfiere F8, cavallo per E1 e alfiere D5. L'alfiere in D5 sta benissimo perché è sostenuto dal pedone in C6. E questa è una cosa molto importante secondo me, quando l'avversario ha la donna e voi avete dei pezzi leggeri o in generale comunque degli altri pezzi, dovete cercare di metterli in alcune case in cui sono ben protetti e si difendono tra di loro, perché è chiaro che la donna, essendo il pezzo più potente di tutti, riesce contemporaneamente ad attaccarne di più, e dobbiamo sempre preoccuparci degli attacchi doppi, per esempio. Qui con alfiere D5 Fischer non solo difende tutto, ma comincia a fare pressione anche sul punto G2. Cavallo F3, cavallo E4, centralizza il cavallo. Dopo donna B8, B5, il nero ha anche i due pedoni passati uniti sulla B e sulla C, che potrebbero andare a promozione da soli, ma ha preferito giocare sempre per lo scacco matto. Su H4, H5. Toglie qualsiasi controgioco all'avversario, toglie tutte le mosse, tutti i piani possibili. Cavallo E5, re G7. L'idea di re G7 è quella di schiodare il proprio alfiere, che era inchiodato in maniera assoluta, perché è inchiodato rispetto al re, e adesso dopo il re G7 si prepara a migliorare la posizione dell'alfiere camposcuro. Re G1, alfiere C5 scacco. Su re H1 sarebbe arrivata cavallo G3, re H2, cavallo F1 scacco, e il matto dopo re H3, alfiere per G2 scacco matto. Allora il bianco è scappato in F1 e anche qui però deve abbandonare la partita dopo cavallo G3 scacco, re E1. E curiosamente Fischer non ha dato matto nel modo più veloce possibile,
ha perso una mossa in più per dare matto, chiaramente è cambiato poco e forse il suo è anche più carino, però vi faccio vedere che la mossa corretta, la combinazione più veloce sarebbe stata torre I2 scacco, re D1, e adesso la coppia degli alfieri è in procinto di dare matto con alfiere B3 scacco, re C1, alfiere A3 scacco, re B1 e torre E1 matto. Quindi una mossa in meno rispetto a come è andata la partita. L'avrebbe terminata in 40 mosse perfette. Invece Fischer ha fatto alfiere B4 scacco, re D1, alfiere B3 scacco, quindi l'idea è simile, ma ha aggiunto all'attacco anche il proprio cavallo con cavallo I2 scacco, re B1, cavallo C3, re C1 e finalmente torre C2 scacco matto. Dunque, come vi dicevo, forse la sua è anche un po' più bella esteticamente, non credo l'abbia fatto per questo onestamente, ma non lo sapremo mai. Mi è piaciuto molto leggere di questa partita in diversi libri e scoprire che subito dopo lui affermò di essere stato fortunato, che durante la partita non pensava a nulla se non a fare le mosse migliori. E lui era quello che diceva: non credo nella psicologia, credo solo nelle buone mosse. E in effetti penso che dal punto di vista pratico questa sia sempre la scelta più saggia. Non dobbiamo pensare né a chi è l'avversario né a come sta andando la partita, dobbiamo solo guardare la scacchiera e dire: ok, quali sono le mosse migliori che posso fare? Chiaramente relativamente al nostro livello e al nostro calcolo, però ci aiuterà moltissimo nel focalizzarci su realizzare una bella partita ed eliminare ogni altro fattore esterno. Questa è considerata la partita immortale di Bobby Fischer, sicuramente una delle più belle e che l'ha reso più famoso. Se dovessimo dire la mossa da ricordare, sicuramente è alfiere 6, dunque il momento in cui lascia la donna, la regina, in presa. E per un giocatore a soli 13 anni non è davvero così tanto comune, quindi questa alfiere 6, ricordatela come una delle mosse più spettacolari di sempre. Questo fu soltanto l'inizio della sua splendida carriera, che immagino tutti voi conosciate già, e dunque per oggi è tutto con la nostra partita incredibile. Spero vi sia piaciuta come sempre e a presto da Titan Chess.